come la va, come la va, come la va. Mi sono sbagliata schermata, scusate. Questa va meglio, questa va meglio. Ciao San Delfino, ciao Marri, ciao Darway, ciao Albert e ciao Anto. Ciao ragazzi, come state? Come state? Io sono appena uscita da lavoro. Ciao Vididian, ciao Vididian. Ah, si sente, vero? Sì. Si sente tutto. Voglio picchiare forte, ragazzi. Picchieremo tantissimo oggi. Però Steam ha deciso che doveva... Sei una disgraziatina. Lo so. Regà, a me Steam mi sta a fa scherzi, per esempio. Mi sta dicendo che tra 30 minuti mi decomprime il gioco. La decompressione è in corso. Quindi non posso iniziarlo immediatamente. Noi intanto ci facciamo una chiacchiera. Siamo pronti per questo Wukong. Quanto l'abbiamo aspettato Wukong, ragazzi. Che sta combinando, Steam? La decompressione. Picchia me che lo merito. No, 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 non ti picchio. No, oggi è una giornata un pochino strana, poi un pochino triste. Per un po' di motivi. Più che altro perché... Non è proprio triste come cosa, più che altro hanno trasferito una paziente che adoravo, ma adoravo veramente tanto tanto, era la mia bambolina, quindi sono un po' triste perché non la vedo più, quindi io la mattina chi me coccolo? Cioè vabbè, insomma, l'ho vista vagamente stanotte, com'è? Che si dice, ribombrosa? Com'è? Ragazzi, guardate che capelli stamattina. Io sono uscita totalmente da lavoro, mi sono fiondata a casa, ho pranzato, ho detto live, si fa live. Boh, ho detto vagamente. Vabbè, per quel poco che hai visto sembra valido. Aspettare un attimo, che c'è Mattia che mi dice: sono a lavoro, Wukong me lo recupero appena posso. Oh, grazie Mattia, grazie. Ciao Vince, Black Meat Wukong, Black Meat. Pensavo che mi stavi a parlare in tedesco. Dicke Titten, no? Dicke Titten vuol dire grandi tette. Quindi, no. Sto facendo la decompressione, ragazzi, che mi dice tra un quarto d'ora finisce. Vedremo. Chi è? Mi mandano email, qualcuno mi... La demo di Ova Magica adesso è disponibile. Io pure ho due ova magiche, però... Mi fanno sanguinare una volta al mese. No, nel senso... Io dovevi farla partire stanotte. Ho capito, Mori, ma io dormivo stanotte. Io penso che mi sono addormentata alle 23... No, a mezzanotte, perché poi io sono stata al telefono con... Fabri, aspetta un attimo. Ok, ci stanno dei tizi stranieri che mi dicono: ciao, che bellissimi post che c'hai, in tutto in inglese ovviamente, che bellissimi post che c'hai. Senti, ma io ti posso far vedere un po' dei lavori miei che magari ti servono dei loghi? No, non mi serve un cazzo, non mi serve niente. Ciao Lord, un, due, tre, ecco la diretta. Aspetta, devo fare una cosa prima, perché sennò oggi moriamo di caldo. Io mi rialzo, tanto sono vestita, niente di osè, quindi mi vado a prendere il telecomando del condizionatore. Arrivo. Ciao Lord. No, no, non scappo. Cioè, scappo per un minuto. Ah, che bello, che bello poter girare senza far vedere una parvenza di chiappa in live. Che bello. Devo stare vestita più spesso, in effetti. Niente di usé, allora me ne vado. Ma vedremo i piedini del signor Wukong. Del signor Kong? Non lo so, come si chiamerà sto tizio? Io non manco mi ricordo. Quanto ci hai messo a scaricare tutti quei giga? Ieri ci ho messo un'oretta. Ieri ci ho messo un'oretta, che sono 130 giga. Quasi, circa. La scimmiazza. Ok. Wukong, Wukong. Chi è? Oh, grazie San Delfino. San Delfon, sottolineatura 86, ha appena usato 69 bit per fare il tifo. Colpa tua che non ho potuto. In realtà non ho voluto vedere Wukong da nessuna parte. Hai una responsabilità, sallo. Ma come l'ha detto? Colpa tua che non hai voluto. Che non è potuto! Ma mi sembrava Cartman!
Era Cartman di South Park. Sallo, sallo. Scherza. I piedini del signor Wukong, esatto, che già ce li fanno vedere nel trailer proprio a più pagina. Ma era incazzato. Sì, l'hai sentito? Era incazzaterrimo. Allora, vediamo un po'. Prima mi diceva un quarto d'ora, mo' mezz'ora, mo' 32 minuti, 29, 26, 28. Dai, si giochiamo tutti. 20, 19, 16, 15. Che cazzo, decidite. Siamo a 41 giga su 128. L'edina innocente, casta e pura. Fi, assolutamente fi. Ragazzi, oggi vi illustro qualcosa che vedrete in live. Intanto questo. Ieri sera mi sono presa la pizza. Minchia, quanto unge sta roba. Ieri sera mi sono presa la pizza. Quindi oggi farò merenda con una crocchetta che mi è rimasta ieri sera perché l'ho dovuta prendere da sola la pizza. Perché in questa casa nessuno mi sostiene nelle pappe. Solo Fabri mi sostiene ormai con le fappe, con le fappe, con le pappe, con le fappe no, con le fappe è una cosa brutta. Quindi mi sono dovuta prendere la pizza da sola, ho dovuto prendere pure una crocchetta. Oggi ci facciamo merenda. Aspettate un attimo che sistemo qua. No, mettiti a posto. Ma cancellato questo sound dal 4 è falso, direi proprio di no, direi proprio che non è proprio falso. Con le fappe, cioè, no, ho sbagliato, ho sbagliato. Oh, senti, io sono svegliata alle 5 di mattina, io ho sul gruppone Sei 5 una ore di sonno. disgraziatina. Che poi effettivamente io stamattina mi sono alzata prima. Sono andata a dormire a mezzanotte e c'avevo la sveglia alle 5 e mezza, mi sono alzata alle 5:10, tipo. Stamattina poi è giornata abbastanza interessante. L'edina innocente, casta e pura. Sono stata mezza mattinata che praticamente non ho fatto un cazzo. Vi giuro, non ho fatto niente. Perché i letti li abbiamo fatti subito. Subito. E, a sistemare l'inventario non potevo perché comunque non mi mandavano il materiale. L'hanno mandato quando sono arrivata io. Cioè, quando me ne sono andata io. Non c'era niente da fare, praticamente. Non c'era molto. Ora molto meglio, niente. Non c'era molto da fare oggi, quindi me la sono presa un po' comoda. Poi vabbè, ve l'ho detto, ho messo un post su Instagram. Ragazzi, parliamo, visto che abbiamo un po' di tempo, parliamo dell'amore per se stessi. Non sprecate troppo tempo, non sprecate mai troppo tempo a cercare di nascondervi. Io è la vita che mi sono nascosta, ok? Metà della mia vita l'ho passata a nascondermi, ok? Perché ero ciotta. Ero bella ciocciottona. Ah, hai messo un posto sui G? Non sapevo. Ah, guarda un po', guarda un po'. Ero bella cicciottella per via della malattia. Io avevo una malattia che non mi faceva avere il controllo su me stessa. Praticamente come. Respiravo, come pensavo qualcosa di particolarmente stressante, prendevo e ingrassavo. E però io ce l'avevo convivere con questa cosa. Calcolate che fino a qualche giorno fa io non riuscivo ad amare la vecchia me. Imparate ad amarvi, perché è una grande forza quella. Se riuscite, miglioratevi, che anche quella è una grande forza, però davvero. Fate di tutto per stare bene, perché la vita è una, il tempo sprecato non torna più. Io l'ho imparata ad amarmi a 34 anni, a non nascondermi a 34 anni. Vero che adesso sono cambiata tanto, ho perso 30 kg, però certo che se imparavo da mamme prima era meglio. Mo' c'ho 34 anni, la mia giovinezza se ne sta andando, ragazzi. La mia giovinezza sta dicendo ciao ciao. Quindi c'ho giusto 10 anni ancora di gioventù. Giusto 10 anni. E io me li sfrutto tutti. Guarda un po'. Ma tu che devi nascondere che sei. No, no, vabbè, io prima non mi amavo per niente, ragazzi. Io mi nascondevo in ogni modo possibile e inimmaginabile. Non mi facevo manco le foto morta ammazzata. Infatti, per questo Instagram ce l'ho vuoto delle mie. Cioè, non ci sono foto mie. Andiamocene via per sempre. La smetti te? No, non ho capito. Guarda che te passi un anno con me, quindi io non ho capito. Eh?
Pure te c'hai 10 anni, cosa vuoi? No, tu sei pure maschio, te sei pure più... tu andacchi pure meglio. Tu andacchi pure meglio, tacci le ossa. Sei femmini che invecchiano male. Purtroppo devo dire. Però io voglio essere da grande, io ve lo dico, da vecchia. Una vecchia. Voglio essere o come Maga Magò o come la Solarella. O un connubio tra i due. Io voglio essere così. Voglio essere così. Sono sulla strada del silverdeddismo. Silverdeddismo. Non sei ancora così grande, Vince. Cioè, hai solamente 35 anni, sai. Il silverdeddismo ha voglia, te. Ha voglia. Da vecchi a vecchia. Infatti, io non ero giovane manco quando ero giovane. La saluta ha reso impossibile amarmi, ma non mi schifo. È già qualcosa. Oh. La base ce l'hai. Per migliorare, nel senso, sulla valida. Stesso ce l'hai, quindi. Ciao Sebi! Ciao Sebi! A tutti i chipmunks! A me invece dico. Ha sbattuto la porta. Scusate. A me invece dicono che sembro meglio in carne rispetto che prima perché ero secco secco. Ci sta tanto, ci sta. Bisogna essere normopeso. Ciao Gianfranchino! Ciao Gianfranchino! Ragazzi, scusate se c'è un attimino da aspettare, però mi sta decomprimendo l'anima sto cazzo di Steam. Stiamo aspettando che decomprime, quindi facciamo un po' di discorsi alla sinfraso. E quindi niente, ragazzi, amatevi tanto. Io ci ho messo 34 anni. 34 anni per guardarmi allo specchio e finalmente non dire più che schifo. No, no, davvero, stavolta io mi guardo allo specchio e dico, ammazza quanto so figa. Cioè, sono arrivata proprio da 0 a 100, quindi, ammazza quanto so figa, no, però sono bellina. Quindi già questo è un traguardo per me. Se poi migliora ancora, meglio ancora. Ecco, tu devi lavorare su quello, non sei una persona da schifare, di fare una capatanta su sta cosa. Ecco. Vedi di farla finita a pensare male. Disgraziato. A parte questa, io vedo come la peste allo specchio che esplode se mi vede. No, lascia perdere. Lo dicevo pure io, sta stronzata su di me. E invece ero tanto carinello, solo che ero ciotta. Ok, allora lo dico, ammazza quanto sei figa. Sandalfon, sottolineatura Grazie, sei da fine. 86, ha appena usato 23 bit per fare Ah. il tifo. Ok, allora lo dico io. Ammazza quanto sei figa. E parlo di te come persona. Grazie, sei da fine. Ci sono arrivata a 36 anni a sta cosa dell'amarsi, sempre ciotto sono, ma sto lavorando per migliorare. Mi ha messo anche l'aiuto della sertralina, la malinconia che ho pensato per anni. Essere un tratto del carattere e della depressione. Minchia. Cioè, però davvero. Pensa quanto è subdola la depressione. Comunque, dai, sono contenta. C'è sempre modo di migliorarsi. Io ancora non ho finito di migliorarmi, però sono contenta. Sono contenta. E poi, un'altra cosa, circondatevi di persone belle. Circondatevi di persone adatte a voi. Di persone che comunque vi fanno stare bene e che non vi fanno stare male, che non vi criticano, non vi buttano giù, che sorridono sempre per i vostri traguardi, come voi sorridete per i loro, assolutamente. La cosa deve essere reciproca, ragazzi. E perché la vita migliora tanto. Pensate positivo, pensate sempre in positivo, può essere anche un atteggiamento un po' tossico. Più che altro accettate ciò che arriva, accettatelo. La troppa positività a volte può risultare un po' tossico come tratto. E invece accettare ciò che si vive, ciò che si è, che si sta passando, è un buon modo per superarlo al meglio. Un passo alla volta, esatto. Quindi non cerco. Smettila, Morri, io te meno. Io ho iniziato da tempo a evitare gente tossica, ad esempio anche le persone che venivano in classe scolastica con me. State attenti a quello che dicono di vivere per voi perché in realtà vivono solo per se stessi. Esatto. Ricordatevi una cosa, soprattutto. Ricordatevi una cosa. Siate esseri individuali anche in coppia. Pannaccia, perché sto ascoltando una lezione di psicologia? Perché stiamo aspettando la decompressione di Wukong, purtroppo. Stavamo chiacchierando un po' di robe. E comunque, ciao, Pannaccia. Io infatti, per circondarmi di persone belle e chi non critica, lo so spesso con Morri, non solo, sia in real life, che cos'è? Ciao, Stracchino!
Ciao Stracchino, grazie mille. E non solo, che sei in real life e in ambito virtual, cerco persone che mi fanno stare bene. E così devi fare. State meno sui social, guardate meno telegiornali, improvvisamente tutto sembra meglio. Ma sai, i social li devi prendere un po' in un certo modo. I social, vi ricordo solamente una cosa, che tante cose che voi vedete sui social sono artificiali. Nel senso, tutte queste persone che sono sempre felici, sempre contente, che comunque hanno sempre una bella vita, non gli capita mai niente di brutto, è solamente che vogliono far vedere quel punto di vista, mentre sono persone normalissime come noi, che praticamente anche loro sono tristi, però non gli va di farsi vedere nel loro stato peggiore. Non pensate che tutto quello sui social è reale, tutto è artificiale sui social. Al massimo potete dire ok, quello al momento sta vivendo qualcosa che io non vivo al momento, che invidia. Posso pure capire, però non vi pensate che la gente sta meglio di noi. Siamo in un'epoca dell'apparire e dell'invidia. Io vi dico solamente che se becco lo stronzo che me la sta a tirare sto periodo a proposito dell'invidia. Regà, davvero, io comincio a pensare che la sfiga sia reale. La sfiga, penso che sia reale, perché se vi spiego quello che è successo nelle ultime 2 settimane, vi mettete le mani tra i capelli. Infatti, perché dico che sempre che sei speciale, da quanto ti seguo, conosco, mi fai stare bene se parliamo. Io ti voglio bene, San Delfino. Quante volte mentre scrivo a te o Morri o con altre persone conosciute online e sono con gli amici in real life, lo dicono proprio che sorride. Io sorrido poco. Meno male, San Delfino, io ti voglio un sacco bene. Mua. Quello è certo, ma, non è, ma ciò non toglie che è la verità. Te ti trochi. Perché che ha detto? Te ti trochi pesante. Non è vero. A voi che solo guardare tutte quelle persone che fanno ciao Iku! Che fanno la bella vita in vacanza e la mostrano sui IG. Sullo yacht di Nonno Ambrogio che si apprestano per 10 minuti a fare finta che lo hai noleggiato. Il resto dell'anno chiedono una sigaretta a scrocco. A voi! Ma lo sai quante volte la gente fa le cose per apparire? Regà, io quello che metto sui social è quello che pensa al momento. Se sono triste, metto qualcosa di triste. Se sono felice, metto qualcosa di felice. Non mi va a dimostrarmi in un modo mentre sono in un altro mood. Ma grazie, San Delfino. Grazie mille. Non mi va di farmi vedere in un modo quando poi sono in un altro modo. Io ultimamente sono contenta. E a quanto pare alla gente un po' gli erode, che io sono contenta, perché vi giuro me ne stanno a capire di tutti i colori. Anche io ci infilo tutto quello che mi piace al momento. Eh sì! Grazie per il bonito regalo, grazie! Io li cancello tutti gli account social. Dalla parte hai fatto bene, ma sai che io. A me piacciono. Mi piace comunque condividere pensieri, hobby. Cose che mi piacciono sui social, anche solo per farsi una risata. Finalmente ha finito sto cazzo di gioco, mo lo cominciamo. Anche solamente per farci una risata, un punto di riflessione. Mi piacciono i social per questo, però non è che devo dimostrare per forza qualcosa. Vero, ultimamente ho messo le foto delle mie foto intime, ma non nel senso che sto in intimo, nel senso delle mie foto con la persona con cui sto, che io in genere sui social, tipo Instagram, queste cose così, non le metto volentieri. E sto con una bellissima persona ed è una delle prime volte che condivido qualcosa di questa persona sui miei social. E se no, in genere, queste cose me le tengo un pochino per me, per quanto riguarda almeno le cosine da riservare per il privé, però perché in quel momento mi andava di condividere questa cosa e sono contenta. Non ho trovato nessuno che comunque ha detto cose. Sono contenta che comunque le persone che mi seguono sono tutte rispettose, tutte carine. Poi bisogna vedere quelle che parlano avanti e quelle che parlano dietro. So che comunque c'ho qualcuno che mi segue pure su Instagram che mi guarda tutte le storie. Ma che te sei innamorata? Eh? Vabbè, non sto parlando di una persona a cui voglio bene, però. Vabbè,
Via, tutte e due. Io quando mi rodo, io quanto mi rodo che sei felice. Mi rodo? Che vuol dire? Mamma mia, sono proprio cazzata. Ah, ok, sì. Se no davvero. Io non ci riesco proprio. Il social non fa per me. Anzi, addirittura il cielo è silenzioso da anni. Quello pure io, sai. Il silenzioso è una mano dal cielo per me. Anzi, a proposito, fate vedere. Minchia. Quante robe. Ok, scusate. Io non uso nessun social anche se ce li ho. Che devo metterci? Fotomi e spavento la gente, mi sta di animo, terrorizzo la gente. Non è detto che devi mettere solo quello. Magari c'è un'immagine della tua serie TV preferita, dei tuoi videogiochi che ti piacciono, queste cose così, no? Ci metti quello che ti pare, ci metti la roba che mangi, ci metti, che ne so, ti si posa una farfalla sulla mano. Gli fai la foto, dice guarda che cosa è successo, sono diventata una principessa Disney, per dire. Intanto abbiamo il gioco, va. Che finalmente si sta avviando questo gioco. Oh, sfottiamo la cosa, della gente qui dà fastidio che sei felice. No, ti giuro, io penso che c'è tanta gente che non gli sta bene il fatto che io sono contenta a sto periodo, perché ne stanno a capità di ogni, sia a me che a Fabrizio. Ne stanno a capità di ogni. Se io becco chi sei, se io becco chi sei, ti giuro ti faccio tante di quelle pazzate. Ti do tante di quelle mazzate che manco te le sogni. Ti mando in neurochirurgia, purtroppo. Tanto c'è lavoro. Aspetta. Ok. E poi sono un boomer, non lo so usare neanche quelle cose. Vabbè, uno impara. Ah, si avvia il gioco? Allora chiudo la live. Niente. Niente, disgraziato. Conscienti? La gente non ha una vita. Regà, la gente non ha una vita. Io ve l'ho detto, sono venuta a sapere che c'è gente che si guarda i miei VOD per intero. Quindi se io faccio una live di 6 ore, quelli si guardano 6 ore di live. Figurate come sta messa la gente. Io direi che la gente sta messa non male, de più. Vediamo un po' se lo metto così. Cioè io sono venuta a sapere che c'è gente che ragiona così. Quindi immaginatevi quanto è bella sta situazione. A me mi dispiace per loro. Pensa quanto tempo perdono. Compilazione dello shader in corso. Non ti conviene che te mena male, che lei ne spa. No, vi giuro, raga. A me danno fastidio. Per farmi alzare le mani mi danno fastidio delle cose. In primis è quando mi viene a muso duro e mi urla in faccia. Lì capace che non ragiono, ti metto una mano in faccia io. Due, è che se vedo una mancanza di rispetto veramente pesante e vedo che non capti i segnali, detto poco poco ci dovessero provare col ragazzo mio, io prendo, gli metto una mano in faccia, vediamo un po' se lo capiscono. Proprio a piedi mani. Se no in genere non meno nessuno. Capito, Vince, ma ti rendi conto? Quanto tempo hanno da perdere? E per loro è tipo un hobby. Loro perché siccome si sentono importanti, secondo loro sono importanti, che loro hanno gli haters, hanno il seguito, ma la pena hanno 10 persone. Cioè non è che ce ne ho molte di più io, però non mi vado a vedere 6 ore di VOD. Che siccome loro hanno gli haters perché sono importanti, vengono a vedere i VOD. Porco giura come stanno messi male. Sta sicura che sta gente che mi ha fatto zompa la caldaia. Ma grazie. Sandalfon sottolineatura Sandalfon. 86 ha appena usato un beat per fare il tifo. Tu pure c'hai gli haters, ti odio. C'è gli haters. Vero vedere le persone soddisfatte e felici del giornale. Grazie, grazie Sandalfino. Infatti che me lo dico. No, no, vi giuro, io sto diventando una caramella con le gambe. Io non mi riconosco più. Ciao Sardana! Si inizia con Botto con Wukong! Ho avuto modo di provare il benchmark gratuito su Steam ed è davvero ottimizzato bene. Ottimo, questa è una cosa che mi fa felice. Noi abbiamo cercato di fare la decompressione fino adesso, quindi stavamo chiacchierando. Come si chiamano gli haters? Ah, l'hai chiamata la cantante pure per me ieri? Raga, ieri mi si è rotta la caldaia. Io vi giuro. 8 terzi. Haters. Va bene.
Va bene, sono d'accordo. Però mi piace, è carino. Quanto sarebbe bello se tutte le persone fossero così. Raga, purtroppo ci sono persone che. Come dire, non è che sono invidiose, ma che non accettano che le persone possano essere felici anche quando non vanno più d'accordo, capito? Sono persone che praticamente vogliono vedere la gente star male perché così loro si possono sentire migliori. Sinceramente, per me è solo uno spreco di tempo, di energie. Io vorrei tanto che la gente fosse felice invece. Io vi auguro tutto il bene del mondo, così la smettono di rompere il cazzo alla gente. Che carino! Grazie, Stracchino! Che carino, gigante! Posso bannare Vince? No. Ma non è nulla di particolare. Non puoi perché è mod. Tu sei un incredibile, guarda, sarebbe banale. Non è nulla di particolare, a me sembrava ovvio. Io quando degli amici ci tengo tanto tanto, sono solo felice per loro. Lo so, ma anch'io. Ragazzi, io sono sempre dell'idea che se si vuole bene a delle persone, ma anche se non c'è tutto questo rapporto stretto, gioire di certi traguardi è bello. È bello. Immaginate una persona che magari ci ha combattuto tanto per un traguardo del genere. Immaginate comunque la soddisfazione che ci ha avuto. Ciao Artemide! Io non sono felice, ma per me, figuriamoci per gli altri. Anzi, ribadisco, vi odio tutti. Ciao Artemide! Giardinino direi di sì, ci ha fatto 24 ore in 24 ore il primo giorno. Madonna. Madonna, Shardana, lascia perdere. Ciao Artemide! Shardana, lascia perdere. Infatti, tipo, erano le 5 del mattino e ho fatto: che cosa stai facendo? Ho appena staccato Ant. Cioè, stiamo a capire come sta messo Vince. A me l'aggiornamento nuovo mi sta sui coglioni. Guarda un po'. Ma non c'ho manco più tempo per giocare. Tanto il mio odio tutti i timori del suo TPB, quindi non vi turba. Ti voglio bastonare. Una domanda riguardo a Steam. Ma voi le carte di giochi che vi droppa? Le mettete in vendita o ve le tenete? Io una volta le mettevo in vendita, adesso non c'ho più voglia. Quanto ci mette sto shader? Oggi non mi vogliono far giocare, eh? Io ho iniziato alle 2.05. Burp. Fammi vedere se si sta caricando l'attrezzo. Si sta caricando. È tutto un blur. So comprare le mie carte. E chi vuol bastonare? Sì, BBB sempre bastonate sono. Gna! Ti faccio prezzo bello. Oh, prezzo bello! Madonna, ragazzi. Ma comunque tutto questo per dire che bello, finalmente giochiamo al gioco. Ragazzi, pregate per me più che altro che gli sviluppatori di Enotria mi notino, perché io gli voglio bene. Anche perché io ci ho provato la demo, io spero che lo ottimizzano un pochino di più. Non era male Enotria, se vai a vedere. Iniziare da zero adesso questo gioco o hai già iniziato? No, da zero Artemide, da zero. È la first run. Io nessuno, lui che fa lo Scrooge. Ma io lo voglio bene come voglio bene a Vale. È un'anima bella e si merita ogni bene. Sì. È uscito che un nuovo video di Tormented 2. Me lo mandi, Anto? Me lo mandi in privé? Inizio a giocare per ridere e poi per tryhardare. Ma io tryhardo pure. Poco, ma tryhardo. Il problema è che poi l'altro giorno a momenti mi parte una bestemmia. Ho detto io non bestemmio in genere. Cioè, ti giuro. L'altro giorno ho detto sto gioco di merda. Io che non lo dico mai una cosa del genere. Sviluppatori di Enotria, datelo a tutti tranne Galletina. Sei un disgraziato. Disgraziatissimo. Ah, già, giusto. Compilazione dello shader avvenuta con successo, attendi. Io c'avevo pure una sorta di scappatoia per quanto riguardava Enotria. Però non sono caduta di ricatto, quindi mi dispiace. Sì, io attendo, mi fai giocare, Madonna. Madonna di Dio. Sì, su Telegram. Ma sì, ma fammi attendere un altro po'.
Oh, io ho un SSD, immaginate con un hard disk normale. Io lo dico per dire, ma visto che lo vuoi, non lo farò mai. Ve lo volete fare? Aspetta. Ciao, Crest! Non ti spoilerare niente, Crest. Ma stai ancora a Mirabilandia? Oh, divertiti. Aspetta. Ma lo volete fare che? No, niente, niente, banna a morre. No, che adesso. Ah, no, giusto, scusate un attimo. Aspetta. O cinese o in inglese? Che preferite? Ah, sei tornato! Ho visto le foto! Io spero che ti sia divertito tanto tanto. No, cinese. Davvero? Ciao Storm! Allora mettiamo cinese. Però mi piace il cinese a me. Cinese tutta la vita. Va bene, avete deciso voi. Siamo pronti? Anzi, aspettate che alzo un po'. Che palle sto malware bytes. Vediamo un po'. Crest scappa. Scappa che cominciamo adesso. Sì, va bene, Igu, va bene. Metto un pochino alta la luminosità perché sennò non c'è una sega. Ma di Ching Chong, come sei razzista. Raga! Raga, io ieri ho iniziato. TVB! Raga, io ho iniziato Lost ieri. Io non ho mai visto Lost, ok? Io ho iniziato la prima puntata di Lost. Perché comunque ci siamo fatti una promessa io e Fabri. Io inizio Lost, lui inizia il Trono di Spade. Ok? Non ho mai visto Lost. Ok, non ho mai visto Lost. Prima puntata c'è stata una battuta che io l'ho trovata razzistissima. Razzistissima, proprio brutta. Io ci sono rimasta assonnata così, ho dovuto mettere pausa, ho detto non l'ha detto veramente. Praticamente, per farvela breve, nella prima puntata di Lost. Oh, vediamocelo insieme, ma io che so? L'ho capito. Me lo devo dire da sola io? Eh? Comunque, c'è stata una sorta di bestia strana su. Perché c'è il gioco di Lost? C'era una sorta di bestia strana, gigante, che faceva un verso strano. E c'era una signora di colore che dice: ma quel verso a me sembrava familiare. Subito dopo, un altro dei protagonisti dice: ma per caso ma sarà stata tipo una scimmia? Io l'ho trovata di un razzista cosa. È vero che non era proprio razzista questa cosa, intenzionale. Però io l'ho trovata di un razzismo. C'è una cosa brutta, raga. È una cosa brutta. L'ho sentita proprio brutta, sta cosa. Ciao, Dinamo! Ciao, e poi, Gesù al lavoro con Giuseppe. Dio padre. Dio padre azzecco sempre. Sede di Cristo. Cristo re. La resurrezione. Ok, ci siamo. Prima o poi l'amparo tutta, prima o poi. Ciao Black! Falve, falve! Tutto bene, comunque anch'io niente Lost, prima o poi lo recupero. Niente, quindi non sono l'unica. Non sono l'unica che non ha visto Lost, quindi. Pensavo di essere l'unica stronza che non l'avevo visto. Esatto, mi distrae solamente, magari se riesco. Ho un mal di testa assurdo, non so se riesco a giocarci. Vai a dormire più che altro. Allora, informativa. Non c'ho voglia di leggere informativa. Quindi venderò l'anima al diavolo praticamente con questo contratto. Vai, no. No, ragazzi, è carinello, sapete, non è invecchiato manco tanto male. Infatti io penso, c'avevo paura che era invecchiato male come serie. Te faccio parlare con Fabrizio, ho capito, Vince, te faccio parlare con Fabrizio. Salvataggio automatico, non chiude il gioco mentre viene mostrata l'icona qui sopra. Game Science.
È carino, no, non è invecchiato male. Ma come diventi aggressiva? Che vuol dire? Oddio, perché fa così? Guarda, va dall'allentatore. In sovraccarico. Sì. Ok, sei ripreso. Finalmente. Ci avevamo messo solo un'ora per farlo partire sto gioco, eh. Non so, fluidissimo, sbaglio. Vabbè, vedremo. Guardate che bello! Sai che l'ho messo troppo alto. Ma così di botto inizia? No, aspetta, sta laggando. Ma che è Shadow of the Colossus? Devo abbassare il volume, però lo faccio tra un po'. Minchia, c'ho l'esercito.我本啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我，我懂。你懂。又想唬我回去做神仙，嘿嘿嘿，我也懂。 Quello ti starnutisce e gli entri dentro al naso. Canino! Che carino il canino! Ma se gioca? Vaporello, io non voglio menare il canino! Da momenti becca cane. Ciao, mostro! Oddio! Ha dei meriti. 这里除了我，没人配与他单挑。Ma perché c'è una vagina sulla fronte questo？猢狲的猢狲，我本不想与你这个手下败将再战一场。
Bello bello come grafica. Non saprei, Ehi, 生灵涂炭，好歹也同僚一场，是真不相啊。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？ Sì, infatti. 这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛，尝尝鲜，其他两颗先给你留着。 Ma sei cotto davvero? 你亲眼看看，我是怎么杀每一条狗的，这里的。 Nerino, non guardare, non guardare. Ciao Nerino. E ci sabba. Semena, regà, semena. Mamma mia, sei temendo. Non vedo un cazzo. Facci tua. Non glielo posso far troppe volte, quindi l'attacco pesante. Facci tua. Vabbè, sarà come Sekiro. Ciao Mauri. Douzhan Shengfu, ni ke zhe zhe changsheng bu lao de fo wei, you duo shao ren qiu er bu de. Changsheng bu lao? San jie liu dao, bu jiu hui zai zhe si ge zi shang. Ma come cazzo faccio? Non mi piace come c'entra. Oddio. Era skiptata questa, cazzo. Che cazzo mi ha fatto la fatality? Ho, 你受了天禄，本性未改，今日谁也救不了。<笑>好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。没鬼用你。
faccio a evitarlo, scusa. Se non mi fa correre, come faccio a evitarlo? Mauri. Mezzo pelo, regà. Bellissimo. Xiao Wei Sheng, zhe jiu shi ni shuo de dan tiao. Xian shang yang guang zha yan de hen. Yao zhong zai he ni jiu jiu qu shan li hui hui. Ma quindi possiamo volare? Ma chi l'ha fatto sto gioco, Michael Bay? Fatto male. La buddhità, la buddhità. Ciao Giorgio, ciao Scarstelletta, come stai? Yuzan共乐天真. 谁知他辞了佛位，欢喜欢向，有些人倒是越发放心不下。Mi sembra il bozzolo di Cocoon. Lo ricordate Cocoon, quello coi vecchietti? 哎，这块石头啊。 在山里出了不知多少事，我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天禅石猴，本有不生不灭的大神通，纵然不幸身死。 但神魂没有完全消散，而是化为了六。各自逃遁，隐匿世间。 Ma vi leggo, ragazzi, scusate, sta durando tanto il video. 这便是大圣六根的传说，可惜数百年来，无人亲眼得见。
我老了，走不完这四周茫茫之地，但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的灵物一。Grazie Giordano。带领五金术回归花果山之日，或是大圣复生之时。Ma sai che bello graficamente?È iniziato veramente bene, ragazzi. Mi è piaciuto. Capitolo 1. Non vi viene fuoco rosso. La vecchia Shin ha raccontato la sua storia. Tu devi proseguire. Cioè, sull'achievement. Voglio proprio dire l'ambientazione. Avevo visto uno spezzetto anni fa. Minchia. Comunque bello.L'ha fatto Michael Bay sto gioco, perché l'ha fatto Michael Bay, l'avete visto quante esplosioni, quante robe? Ma è figo, mi piace. Amium! Cos'è, un mango? La mela? È pelosa! Un cacchi!远道福自由，大哥，真是有口福啊！可是小龙猫里边，是从哪个山头上滚下来的？这桃倒是实诚。还有那 pisca。好个小猢狲，敢捉弄你爷爷，今日定叫你知道知道厉害！Ma è una donna? Ok, aspetta. Ok, aspettate un attimo che basso un pochino, eh? Perché l'avevo messo veramente troppo alto, però meritava un sacco. Ma, e quindi siamo un adepto? O siamo comunque quello che avevamo visto all'inizio? Non ho ben capito. Dice, sei un mascalzone. Vediamo un po' com'è il menu, vai. L'equipaggiamento che possiamo cambiare. Ok, forse quelli che abbiamo visto nel trailer in realtà non erano maschere, quanto più costumi. Perché io ho visto un po' il trailer, c'erano un po' di costumi diversi che davano abilità diverse. Poi vediamo l'inventario. Classico inventario, chissà che ci sarà dentro. I materiali, c'è un gomitolo. Ci abbiamo un gomitolino. Di giorno paiutano le colline. Pattugliano le colline. Di notte cardano il filato. Questa è la vita che conducono i guai inferiori. I guai inferiori. I gomitoli possono essere usati per creare armature. Ok. Poi abbiamo il vino di cocco. Il vino di cocco. Ogni sorso ripristina il 33% della salute massima. Il vino di cocco è buono, lo voglio assaggiare pure io. Yao guai inferiore. Ma perché si mettono nei guai? Nei Yao guai. Scusate. Yao guai d'elite. Re Yao guai. Tutti che si mettono nei guai. Lupo esploratore. Innumerevoli capacità desiderava. Bramoso qualsiasi prezzo pagava. Tanto l'impegno e gli sforzi in vano. Sbagliò da principio con il suo piano. Gli Yao guai possono diventare immortali con assidua pratica. Tra i guai lupi ve n'era uno giovane che ambiva ad affinare le sue capacità velocemente pur dedicando poco tempo alla pratica. Per questo motivo le sue abilità non migliorarono mai e rimase schiavo dell'impazienza, incapace di comprendere le tecniche più complesse del suo clan. Ma sono inglese. Sono inglese. Un giorno, durante la sua pattuglia di routine, lui ha portato con sé un casco di vino rifinito
come è passato per il varco della montagna, per il cancello della montagna, ha incontrato un guardiano, Bulgard, che aveva un debole per il liquore. Bramoso di imparare, il giovane lupo ha condiviso il vino con il Bulgard. E ha cercato di cogliere l'opportunità per conoscere i segreti delle tecniche. Partaking in the wine, feeling compelled, Bulgard taught him a few tricks. Ok, fai che pure il vino gli ha l'ha fatto sentire un po' strano. Bulgard si è preso cioè gli ha insegnato qualche trucco. Come si dice? Non rinvigorito. Vabbè, felice di questo, il giovane lupo tornò a casa a fare pratica. Allora, Wukong esce dalla sua prigione, cioè la montagna dei cinque elementi, ed è depotenziato di oggetti e abilità. Gli resta qualcosa, il suo viaggio lo deve fare di... Ma quindi è proprio un qualcosa ripreso da degli scritti. Non lo sapevo. Interessante. Lupo spadaccino giurato, bricioli di arguzie avvolti di bianche vesti, nella melma strisciano mammirande ai celesti, schiavi del potere di regal consenso voraci, anche i più volatili più misi si ergono a rapaci. Un guai lupo dalle bianche vesti, durante un giro di pattuglia sulle colline, sequestrò una spada a un viaggiatore, il fodero era tempestato di gioielli e la lama affilata e lucente. Desideroso di possederla, allacciò la spada al proprio fianco, godendo del suo splendore. Quando fu il momento... Ah, questo è in italiano, ma grazie a Dio. Oddio! Quando fu il momento di pagare il suo tributo, decise di nasconderla. Gli altri quello lo rimproverarono e gli dissero: se non offri tesori del genere al re, come farai a guadagnarti il suo favore? O davvero preferisci pattugliare per tutta la vita? Il guailupo rise e rispose: il re si accorge appena dei tesori che noi tanto adoriamo. Volete davvero figli rottami metallici sognando di diventare i suoi favoriti? Siete degli sciocchi. Gli altri non diedero peso alle sue parole, interpretandole come semplici scuse per sottrarsi al suo dovere mentre loro lavoravano. Il guailupo si concedeva pesche e bevande ovunque potesse trovarle, tenendo per sé le migliori. Ciao Dani, come stai? Gli altri sapevano che la sua punizione prima o poi sarebbe arrivata, quindi restarono in attesa. Un giorno sulle montagne il re del vento nero tenne una lezione sul buddismo, parlando di illuminazione e rinascita. I suoi guardiani distribuirono ai presenti dei talismani di carta e fu dato l'ordine che tutti li consumassero prima dei canti delle preghiere. Qualche ora dopo il re chiese se qualcuno di loro avesse ottenuto l'illuminazione. Piombò il silenzio e dopo qualche istante il guailupo delle bianche vesti si alzò in piedi, seguito poi da altri che uno a uno fecero lo stesso. Il giorno successivo fu emesso un decreto per i guardiani. Il guailupo fu promosso a capitano minore. Tutti gli altri guai, perplessi e stupiti, bisbigliarono tra loro. Come aveva fatto il guailupo non solo a sfuggire alla punizione, ma persino a essere premiato? Furbo. Ciao Dani! Aspetta, che voglio leggere. A parte che vi voglio leggere già da prima, scusate. Le prime 200 pagine di Viaggio in Occidente corrispondono alla storia di Sun Wukong. Spesso viene pubblicata a parte del titolo Lo Scimmiotto. In queste pagine dello scimmiotto si parla di Sun Wukong, uno scimmiotto che nasce da una roccia e diventa più potente degli dèi. Poi cade e succedono robe che non dirò per non spoilerare. Ottimo, grazie San Delfino. Tutto bene. Allora, Viaggio in Occidente è un classico cinese in cui ci sono rimasti dei testi ma che non completano la storia. È un classico come la Divina Commedia per la cultura asiatica. Che bello! Arrapaci. E ricordati che puoi usare Google Translate dal cellulare così non ti stanchi. No, vabbè. Io faccio pratica almeno. Non voglio usare troppo Google Translate, altrimenti mi impigrisco, non traduco più. Dopo che esce dalla sua prigione, cioè, questo l'abbiamo letto. Ma non era una mela? Bene, ho sbagliato pure frutto. Era una pesca. Perché la storia di Sun Wukong è piena di trasformazioni di oggi, in altri di ingrandimenti, di trasformazioni di un animale in altri animali, robe. Perché la mela è diventata una scimmia? Bella domanda. Perché la pesca è diventata una scimmia? A quanto pare le scimmie nascono così, dovrò stare attenta alle pesche al lavoro. Inizia dall'inizio della storia dello scimmiotto, con lui che esce dalla sua prigione della montagna dei cinque elementi. Non mi piace come si cambia il gioco. Non si cambia il gioco! Oh, disgraziato. Ok, ci siamo.
Io una cosa voglio capire, che non dico. C'è una roba che non me lo fa sembrare non adatto a un gioco del genere. Sono curioso di questo come lo renderanno. C'è una roba che me lo fa sembrare non adatto a un gioco del genere. Vedremo. Ok. Ok, ragazzi. L'unica cosa che voglio togliere, scusate, è che toglierò. Gancio. Dov'è? Forte, ma che sei matto? Ok, l'input va bene. Ok, dovrebbe vedersi bene. Scatta. Cioè, si corre così? Konnichiwa! Xie. Allora, sono felice che stai bene. A proposito di nickname a Sun Wukong, quando giocai a Diamante Lucente, denominai così il mio starter, Chimchar. Chimchar. Ok, mi devo contenere, che sennò le dia mi banna perché fluddo la chat. No, che hai scritto? La pesca che diventa un essere vivente è bellino, che ci mettono le leggende di Ushiwakamaru. Signori sviluppatori, ma Wukong non è Ushi. Vabbè, ci hanno messo in riferimento. Sembra il terzo Kage comunque. Io non so di che cosa stare parlando, però sono d'accordo, ok. Mi piace che hanno tenuto la tega dei suoi peli, che possono diventare qualsiasi cosa. E qui mi fermo. La tega? Cos'è la tega? Aspetta. Attacco pesante caricato. Tieni premuto per caricare e riempire la concentrazione. Tieni per un attacco pesante, caricare con consumo di rigore, ma riempie più velocemente la concentrazione. Chissà che ci facciamo con la concentrazione. Madonna, che male! Ok, con RT! Che mi dai? Pezzettino d'oro! Tutto qui? Uno scrigno così grosso per un pezzettino d'oro? Va bene. Sono d'accordo. Ciccio, ma chi te pensi che sta a giocare? È arrivato, un po' la stellina. Pezzettino d'oro, spirito delle rocce. Ha lo stesso tipo di combattimento e combatte anche lui con un bastone così. Figo. Anche batta la usiamo in vari contesti. Ah, cosa? Ok. Questo è un action. Immagino che sia un action. Anche perché penso che si possa mettere in pausa quando ci va. Un po' tipo Sekiro. Dici saluto Obi. Vabbè, sarei parlato tra di voi. E noi ce ne andiamo. Raga, comunque è bello il posto. L'incenso. Ma perché? Ma poi un pelo. Da dove l'ha tirato quel pelo? Così lungo. Mi sembra una patata. Un tubero. Dai, vang qian zo, jiu shi guan yin chan yuan. Dang nian ye shi xiang. Ma guarda che gambe allenate che c'è sto vecchio. Che così. Nei chang da huo. Ma questo fa palestra, oh. Hou lai ya, zhe chan yuan you bei chong jian le. Ke ren xin nuo shi shao mei la. Xiao hao. Guarda che gambe. Yo, you shan me yong ne. Mm.
你不记得此地，此地却是有些东西惦记着你，来者不善，小猴子自求多福。Talismano oggetti speciali. Talismano della via dell'incenso. Aspetta. Offri l'incenso. Che posso fare qui? Riposa, viaggia, regalo del pioniere. Ritira. Che cos'è? Che cos'era? Nome di grande santuario. Ok. E riposa. Che ho preso? Allora, l'uso di questo talismano libera immediatamente l'anima dal corpo e la conduce all'ultimo santuario del custode visitato dove tornerà in vita. Poi, un piccolo pezzetto d'oro in cui è possibile stabilire l'origine, di cui è impossibile stabilire l'origine, forse si può usare come marcia di scambio dal santuario del custode. È la tempra delle montagne e lo spirito delle rocce. Questo materiale può essere usato per creare armi. Ma io volevo vedere quella cosa lì. E ma il regalo qual è? Il regalo? Beh, vabbè. Il regalo del custode non ce l'abbiamo. Ok, questo è molto più semplice di Sekiro, mi sa. Foresta dei lupi, i lupacchiottis. Guarda che bello. Vieni, vieni. Ciao Rick. Ciao Rick. Sono stata un pochino assente perché ho cominciato a lavorare, poi vabbè. Sono successe cose belle. Oh, quanta cattiveria, non solo volpe. Scintilla. Mi sono dovuta un po' allontanare dalle live perché comunque con il lavoro ancora devo gestirmi bene gli orari. Il fatto che devo premere il retino mi piace. A 72 trasformazioni sono una tecnica. What? Ragazzi, ma si vede bene o si vede rallentato? Tanto per sapere. Perché nel caso abbasso un po' la grafica. Grazie. Era un periodo un po' stronzo, quello in effetti. Non è che ho fatto la disgrazia di... Dico, mi dite se si vede bene, comunque il gioco si rallenta un pochino. Dove sei che t'ho sentito? Bestia di Satana. Ok, una cosa non mi piace. Una cosa che non mi piace di sto gioco è la visuale che non segue il personaggio. Cioè, il fatto che io devo fare così e lui magari non si gira così. Un po' meraviglioso. No, io, mio Dio, quello è grosso! Aspetta, cambiamo un attimo l'impostazione. Graficamente è bello, però voglio farlo vedere bene. Alto, manca a dire ultra. Mettiamola meglio. Tanto è meglio e godibile lo stesso. Oddio. Ok, vabbè, lo mettiamo a medio, va bene uguale, no? Oh mio Dio! È ciotto quello, è ciottissimo, come facciamo? Quello mi mena! Guardia taurina! Signora guardia taurella! Là! Vediamo un po' come mi attacchi. Fatti vedere, fatti conoscere.
Bello bambolone, vieni. Minchia quanto fa male. Bene. Mi ha fatto male però, eh. Vediamo quanto cura. Non cura tutto. Oh! Vai. Portacci tua, non me l'aspettavo questo. Ti è piaciuta la scolacciata, mo? Dai. Si carica da sola comunque, eh? Si carica da sola la cosa. Ciao Mantino! Mi posso ricaricare così? Bellissimo! Ah, c'è la fiasca che comunque non è che si ricarica, però... È scriptato! È scriptato! Bello! Che è? Per vecchio! Ciao Mantino! Ma insegnamela! Ma con quella... Ma io quella melania ce l'ho, mi ci gratto la schiena. Dagli la mano. Mazzo. Paralisi, un semplice gesto può immobilizzare il nemico sul posto. Buono. Useremo ma intanto. Che brutta cosa. Un costrutto. Sembra sempre una patata sto vecchietto. Minchia, un momento mi ammazza il vecchio. Dimmi come si fa. RTP Mix. Ok, si deve ricaricare. Si ricarica piano piano nel tempo. Piaciuta, mammi? Dai, menamosi. Come schivo io su sti giochi? Nessuno. Vai. Salta. Ciao Mantino. Avanzamento personale scintille. Premio avanzamento personale per risvegliare i talenti. Sali di livello per ottenere scintille. Puoi spendere per risvegliare nuove abilità e magie. Resuscitare non provoca la perdita delle scintille. Ciao Merendero. Avanzamento personale. Abilità
Al consiglio presso le divinità è preferibile la propria via, e intonare le scritture è preferibile attingere alle proprie abilità. Pose del bastone. Che senso? Quindi ci abbiamo fondamenta, migliora la tua forza, solidifica le tue fondamenta e rafforza la tua flessibilità. Acquisisci nuove pose, affina la tua competenza e migliora la concentrazione. Ci abbiamo le magie, tecniche mistiche versatili e creative che consentono la massima adattabilità. Allora, io per il momento metterei qualcosa qui. Arti marziali. Io farei un pochino più male. Un scimmiotto con un bastone che si allunga. Io non dico niente. Ogni livello del talento aumenta considerevolmente la distanza di scontro del primo colpo di attacco leggero. Avanzare mentre turbinio è in uso, attiva il giro mobile. Chi ce l'ha turbinio? Chi ce l'ha turbinio per il momento? Fammi una riaccende, va. E non sono io, si allunga, che ci posso fare? Eh? Ogni livello di talento aumenta discretamente la salute massima. Il vigore massimo. Vigore massimo del decimo meridio. Riduce discretamente il costo in vigore della schivata. Non è male. Non è male. Riduce discretamente il costo in vigore dello scatto. Quanti punti c'ho? Ce n'ho due. Allora, facciamo una cosa. Io metterei questo qua del vigore perché ci fa comodo. Vediamo questo qui. Allora, euforia. Ogni livello di talento aumenta leggermente la salute recuperata dopo aver consumato un punto concentrazione. Forza sciolta. Forza sciolta, tipo forza sciolta. Consente di scattare durante la carica, il che non è male. Eseguire un attacco pesante durante una combinazione di attacco leggero che consuma punti di concentrazione consente al predestinato di sferrare un colpo risoluto. Questo lo voglio. Scusate, io voglio questo. Durante un colpo risoluto il predestinato può percepire gli attacchi in arrivo e annullarne i danni. I nemici percepiti sono più facili da far barcollate. Assolutamente sì. Cos'è sta roba? Ah, paralisi, queste sono le magie. Sì, sì. Poi metteremo anche le magie. Metteremo tutto. Tutto là. Aspetta, voglio andare a vedere che c'è laggiù perché non l'abbiamo visto. Forza sciolta è quando fanno un clistere. Dico forza sciolta. È l'ora del clistere. Su su si mette lì Pepe Apri, che a breve piovere a merda. Ciao scimmiola. Chi sei? Sei amica mia? Twitch 2077, grazie. Ma se io mi butto in acqua, per sapere. Se io mi butto, muoio. Mi ci posso buttare? Oh! Cos'è? Guarda! Perché non ci posso andare? Raccogli. Oggetti chiave, scanda della forma. Allora, qua abbiamo i Ligzi viola. Che di viola non c'hanno niente. Deformazione professionale, sì! Un fungo della buona sorte con una pregiata sfumatura viola. Può essere usato per preparare medicine. Raga, non parliamo di glisteri, per favore. Almeno quando sto fuori dal lavoro. Genziana. Amara come la bile. La bile non è amare, è acida, vabbè. Ma ottimo integratore in carenza di fegato. Può essere usata per creare medicine. Perché possiamo creare anche delle medicine? Allora, scanda della forma, oggetto chiave. L'uomo si ritrae all'olezzo ma assordita alla bellezza, il che è semplicemente naturale. Una volta celata all'interno della testa del Buddha, questo tesoro gli servirà un segreto ancora da svelare. Una volta celata all'interno della testa del Buddha? Ma che senso? È un tumore benigno. Scusate, questa è deformazione professionale. Non
credo che ci sia nient'altro laggiù. Ciao Freddy! Ciao Freddy, come stai? Aspetta, eh. Paura, cazzo. Minchia, che botta mi hanno preso prima loro. Ok, questi nemici sono abbastanza sempliciotti. Mi fa troppo strano che devo fare così. Che devo premere RT per prendere gli oggetti. Come stai, Freddy? Io non vorrei che ho abbassato troppo il volume, però. Noi prendiamo tutto quello che troviamo. Ne abbiamo trovati due. Andiamo avanti. Scattiamo. Ok, il vigore non è tanto forte. Cioè, non si consuma tanto facilmente. Però di sicuro non è come Sekiro. Il vigore ce l'avevamo infinito. Sì, mi piace, sai. Molto carino per il momento. Però è appena iniziato. Praticamente ci hanno fatto fa un'ora di decompressione, mezz'ora di shader. Ok. Comincia a imparare, eh. Comincia a imparare. Prendiamoci i Lizzy viola. I Lizzy. Io posso menare il coniglio. Ragazzi, è coniglio friendly. Non posso ammazzare i conigli. Meglio, meglio. Niente coniglietti sparpagliati e splatterati in questo gioco. Konnichiwa. Ok. Come ti sta sembrando, Freddy? Comunque per me è tanta roba. Cos'è la ranocchia? Oh mio Dio! È una ranocchia di 30 giornate. Che è scoppiato? Niente conigli arrosto, bocciato, niente. No, volevo sapere se potevo ammazzare pure il coniglio. Perché? Ah, è esploso! Ma sono avvelenata! Oh! Aspetta. Vuol dire che ce n'ho 5 o vuol dire che... Allora. Quando il fiasco è pieno, un sorso di ripristina la salute completamente. Vabbè, carina. Non ho ben capito, però vabbè. Ci stiamo. Dimmi un secondo, Mi viene ad attaccare con i vecchi... Mi viene ad attaccare con i vecchi comandi dei Souls. Non va bene sta cosa. Aspetta. Molto ma molto bello. Ottimo, ottimo. Ti ha avvelenato? Sì, mi ha avvelenato. Mi ha avvelenato il bastarda. E mo che faccio? Come mo tolgo il veleno? Sicuramente mo da qui posso fare qualcosa. Questa pianta divina è proprietà degli dei, può essere usata per creare medicine, ma io non so creare niente. Guarda! Che figo! Poi ce li leggiamo questi. La rana mi ha avvelenata. Raga, quando si tratta degli action, io la lore me la leggo pure volentieri dai file, dagli oggetti eccetera, ma dai souls io non ci riesco proprio, sapete? Dai souls vi giuro che soffro a leggere tutto quanto, perché se te perdi un oggetto ti sei perso un pezzo di lore del gioco.
Almeno qui ti danno una spiegazione, te la spiegano piano piano. Però davvero le trame dei Souls sono immense. Ma vediamo un po' qua, niente. Tu la sai, vabbè, giustamente. Bello, bello, mi piace. La volontà. La resurrezione. Ok. Lì c'è un coso per l'incenso. Posso spaccare i vasi? Posso spaccare i vasi? E dentro c'è la volontà. La volontà di spaccare i vasi. Dimmi che lo posso fare. Aspetta un attimo, mi sembra basso sto volume. Perché mi sembra basso? Facciamo così. Che la volontà. Medita, ok, perfetto. Meditiamo. Mamma mia. Io faccio merenda intanto, c'ho fame. Scusate, faccio un attimo una merendina. Comunque, sì, bellissimi i suoni. Quindi se meditiamo ci danno un punto. Credo. E il ginseng. Si ritiene che tutto ciò che abbia sembianze umane possa essere uno spirito affine, può essere usato per creare medicine. Ma che c'entra? Sì? Mari, non è vero. Tu lo sai. Un attimo, dimmi un secondo. Cioè, in che senso, Sandalfino? Ora ho capito. Ok, non mi butto. No, comunque gli scenari sono veramente belli. Sono veramente, veramente belli. Tipo la popà. Cioè, io vorrei capire come fa un pelo a diventare qua roba del genere. Avanzamento personale. Riaccendi il cinti. Ah, c'è pure il respec. Ah, paralisi. Scusa.
Non ho capito. Ah, ok. Che acquistiamo? Oh. Grazie. Di colore rosso e dalla consistenza croccante, questo fungo cresce in grappoli nelle zone boschive. Può essere usato per preparare medicine. Queste qua voglio capire. Quanto costano? 180. Ho letto antiasma. Immediatamente lo stato di avvelenato aumenta considerevolmente la resistenza al veleno per un breve periodo di tempo. Io una la comprerei. Una sola. Per il momento. Ok. Dai, sta animazione, quanto do... 再不知深浅的这么往前硬闯，只怕得吃大苦头。我且把你变为一只金蝉，你可顺着前面的火光探一探这山中的虚实。Diventiamo una cicala. <笑>小庙还有诸多神奇妙用。 Ma siamo diventati un insettaccio. Mi piace sto gioco, è bellissimo. Oh mio Dio! Guardalo! Fangshan的后山重地藏着不少秘密，想四处探探的话，务必留神金蝉的存续时间。 Ma è bellissimo. È veramente figo sta cosa. Vola, vola, vola la Pemaya con un viaggio nel Perù. Com'era? Metto, guarda, lo metto io Pallonio, guarda. Comprate adesso una chitarra. Non me la ricordo come fa. Mi demando me ne vado, addio. No, vabbè, dai. È l'unica che mi piace di Pallonio. Mi fa ammazzare perché si sgola per cantarla. Ok, l'azione con suo amico non è una volta. Ok. Ciao signore, te lo picchio. Se la beccassi era meglio. Com'è aggressivo. Non mi piace. Che coglione. Che stupido porello. Una cosa che non mi piace è che se io uso l'attacco pesante, lui ci mette un attimino a caricarsi. Quindi non gli posso fare gli attacchi pesanti di fila. Perché cambia tipo il lato del bastone. Lo devo tenere a mente sta cosa. Non è che camminava per i cacchi suoi. Io stavo lì e lui stava facendo la guardia. Io volevo il suo tesoro, lui non me lo voleva dare. Quello che ho fatto, io me lo sono rubato. Mi pare giusto, no? Mi pare una cosa lecita. Dice. Ok.
sentito una bestemmia. Io ho sentito una bestemmia. Vediamo se ricompaiono i nemici. In teoria sì. In teoria dovrebbero comparire. Non è che sento sempre male. Posso mettere su questa? Non è che sento sempre male. Ho sentito la bestemmia. Ma te li senti il pezzo? Senti, l'hai sentito? Io non mi sono inventata mica niente, sai? Quanta gente c'è a sto giro? Un attimino. Gigante, ma c'è la coda, mamma mia, meno male mi sono levata in tempo, meno male che sto schiva in tempo, porca miseria, sembrava una bestemmia, oh, vedi, minchia come mena. Basta, non te cura sempre. Ma non è vero. Io a questo, scusa. Ah, giusto. Sì, ma non è che io posso fare. Oh, oddio. No, le cacco ci muoio. Ma perché mi fa sti attacchi a distanza? Ma perché mi ha fatto l'attacco a distanza? Gans? Non lo conosco. Vola, vola, vola la pemaia con un viaggio nel Perù. Comprato solo una chitarra e ci si ciula tutti i bambù. Non lo so come fa la canzone. Ok, gomito. Guarda che mo la metto, Minchia, carino. Allora, salve signore strano. Un viaggio nel Perù. Madonna, io ho colpito la coda. Ti sei arrabbiato tanto? Oh!
cazzo, raga, come faccio con lui, scusa? No, raga, io come faccio con questo? Scusate. Si ricarica un po' in ritardo, comunque, sicuro un po' in ritardo. Cos'è sta cosa che ho fatto? Oh, bello. Mortacci quanto mena. No, raga, io non ci riesco a menare questo. Non ci riesco proprio a menare. Va bene, ci devo andare più aggressiva. Ci devo andare più aggressiva. Vola, vola, vola la pemmaia. Non viaggia nel Perù. Scusate, io devo mettere una volta sola. Una volta sola. La metto una volta sola. Una volta sola, vi prego. Ormai sono fissa. Burp. Sola. Mo va a trova. Vabbè, aspetta. Metto di torrone. Senti, senti. Basta con sto mal de panza, scusa. Madonna, che mal de panza che c'ho a pallonio. La pemmaia ballerà. Na 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 na. Togliti! Mamma mia, le botte che ti do. No! La 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 la
ci provare. Questo è Pallonio. Questo è Pallonio, dai. La prima la 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 la. Devo imparare bene il moveset, più che altro. Dai, che ce la si fa. E vabbè, non mi puoi fare sti attacchi così. Che briciole che ti dà. Ma che cattivo questo. Io lo devo ammazzare, ormai è una questione di principio. Di meraviglia e potenza si tesse la magia, stretta in pugno da una vita o lenta agonia. Dinanzi alla sfida lascia che sia, che la brutta forza non è sempre via. È sempre la via. La pemaia pa 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 pa. Ballerà. Io canto un attimino meglio, scusate, non è per niente. Questo lupetto qua, quanto ci buscherà? Pallonia. Pallonia. Apollonia. Oddio, con Apollonia mi viene sempre in mente il padrino. Quanto mi piace il padrino, raga. Ok. Pi 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 pi. Biece, dai. Go.
appena sottoscritto l'abbonamento per 29 mesi. Ledina e... Ledina, ciao! Aspetta che qua mi menano! Dammi il secondo! Ok... Facci tua. Ciao nonna. Madonna le botte. Madonna se perdo mo. Mi sarà stupida. Mi sarà stupida. Nerina, grazie per le sub. Sì, praticamente è il gioco di Goku. Praticamente sì. La 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 la. Prima ho messo pallone, onorino. Solo che quello... No, non è che mi è distratto. È difficile lui. Più che altro ho poco vigore. E lo devo gestire al meglio. E non so bene come fare. Oddio, com'era? Così. Vai. Lo senti che bestemmia? Lo senti che dice quello? Sicuramente piace a Fabri sto gioco. Sicuramente gli piace. Aiuto! Sai che ti faccio? Ti picchio la coda! Ti picchio la coda! Che sveglia, Lea! Mannaggia la mignon! È stata troppo aggressiva. Guarda che stronzo quello. È strunza. Giustamente lo noto. Scusa, eh. Bestemmia, bestemmia. Scusate un attimo. Ok, niente. Scusate. Ah, giusto, fammi fare una cosa. Visto che comunque ci abbiamo un altro punto. Ce l'abbiamo tre dei punti in realtà. Allora, paralisi, una magia di controllo che con un semplice movimento del dito. Questa ce l'abbiamo. Ok. Sgretolamento. Ogni livello di talento aumenta discretamente i danni inflitti ai nemici paralizzati. Ah, un torpore. Se colpisci un nemico paralizzato con attacco leggero, aumenterà leggermente la durata della paralisi. E che me lo chiedi? Ogni livello di talento aumenta discretamente i danni inflitti ai nemici paralizzati. Però no, aspetta. Vigore. Resistenza. Ogni livello del talento riduce discretamente il costo del vigore dello scatto. Rende ogni schivata iniziale più rapida e flessibile. Ok. Del primo colpo di attacco leggero. Tipo giro mobile. Beh, io uno lo metterei. Deviando i proiettili, figo. Non ci stanno i proiettili, però voglio provare. Cioè, nel senso, in un momento non ci stanno. Sicuramente è solo lo scimmiotto. Non si può fare quando lo diciamo noi l'attacco pesante, eh? Nel senso, se tu lo attivi, nel momento in cui lo attivi lui fa così e poi lo fa da solo. Cioè io lo premo una volta, guarda, lo premo una volta sola, lui si prepara,
Fa da solo. Quindi bello sto attacco, però non lo so. Ok. Bello quell'attacco, ma non saprebbe. Madonna. Vabbè, non potevo schivarlo quello così. Madonna, come sei aggressivo, zio. Graficamente sì. E sto giocando a medio, calcola. Sì, sì, è bello. Ci sto mettendo tanto perché ancora lo devo imparare a questo. Sempre un po' stesso discorso di Two Shot, lascia verde. Sempre un po' stesso discorso che io ci metto tanto perché me li voglio studiare prima. Allora, vediamo un po'. La 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 la, quanto non mi piace sta cosa. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male. No, non è Souls, è action. Non è un Souls, per fortuna. Quindi mi c'è un cazzo di meno. No, per fortuna no, però vabbè. A me piacciono pure i Souls, non è quello il problema. Però ci sta che sia più action. Posso mettere pausa durante i combattimenti. Grazie a Dio. Ciao sterminatore. Rischiato. Sono corsaiolo. Bello, bello. È bello, bello. Ciao Eli. Aiuto. Ok. E di che Eli? Ma il minimo. Non mi sembra. Aspetta, non ho letto un'olina. Aspetta un secondo, Posso farlo? Perfetto. Non mi sembra che ci sia poi tanta differenza. Con i Souls, allora, intanto nei Souls tu non puoi mettere pausa. Qui sì. E poi la lore nei Souls è contenuta negli oggetti. Non te la dicono praticamente i Souls. Tu te la devi andare a scoprire. Praticamente la differenza sostanziale dei Souls è quella. Che spigna!
Che pigna che mi ha dato. Uè, bambolotto! Immagina se questo è un mob base. Sbagliato. Ciao, Pierlu! No, cazzo. Madonna! Come li schiado? Che cazzo vuole quello, mo? Vieni. Vieni, vieni. Sì, ma devi venire prima che arriva quello. Portacci tu, ma... Addio! Tornare a finire quello. No, 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 no. Vabbè. Madonna, raga! Madonna del Signore! Te prego, te prego, ti prego. Carica di babbalino. M'ha preso. Allora, la schivata non è perfetta. Cioè, nel senso, si può fare la schivata perfetta, però ancora non la capisco. Però ci stiamo, manca poco. Manca poco. Però è vero che come gameplay tipologia di nemici basso lo ricordo abbastanza, non so se sì, perché comunque ormai molti hanno sto tipo di gameplay, però mi piace. Mi ricorda molto più Sekiro, e Sekiro io sinceramente lo preferisco. Fatemi picchiare. Déjà vu, I've just been in this place before. Bastardo. M'ha preso per un pifferino, però. Vabbè, fa niente. Famolo. Aspettiamo un attimino. Beh, venendo anche la grandezza dei nemici, la schivata che fa assomiglia anche a un Monster Hunter, allora, davvero? Mi piace la voce da scimpanzé che gli hanno messo. Tu devi vedere il video iniziale. Tu devi vedere il video iniziale che cos'era. Io sono qua? No. Pensavo di sì. Allora. Okay. Va bene. Senti, a ciccio bello, vieni qui. Forse sono i loro i Buddha che dicevano che dobbiamo mettergli quell'oggetto chiave. No, 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 no. Là. Sono troppo avida. Avida. E vaffanbrodo. È il vigore che me frega. È il vigore. È il vigore che me frega. Mo aumentiamo il vigore. Perché senza vigore mi sa che qua non si fa niente. Quella mossa che lo impana lo puoi fare solo una volta? Sì. Per il momento sì. Va, no, nel senso, aspetta, si carica. Ci mette qualche, tipo un minuto per ricaricarsi.
Aspetta, aspetta. Non è mica niente di strano. Dobbiamo comunque imparare. Questo ci serve. Vediamo un po'. Uno sputo in più, però quello sputo magari ci fa comodo. Ok. Vediamo, vediamo, vediamo. Ciao Gengar. Ubaldi. Ci sta. Come stai? Pastiglie del domatore di tigri. Cos'è quella roba? Vediamo. Allora io te lo faccio, eh. Io ti inchiappetto, signor mostro. Come fatta a fiamme? Minchia, devo entrare qua dentro io. Vieni, vieni, vieni qua per cortesia. Non ti incastrare, per favore. Io mi devo spostare di lato quando è così. Perché non c'entro nell'ottica che mi devo spostare di lato? Ciao Robby! Ciao Robby, come stai? Vale, mannaggia la tua miseria. Sì, sì, è carino. Quando fa quell'attacco non devo andare indietro. Qui fa freschetto. Qui fanno 30 gradi. Si muore. Se ne è per il condizionatore. No, non credo che sia un gioco indie. Lo sai che non mi ricordo di chi è? San Delfino, tu ti ricordi di chi è? Però è lento. Cioè, pare che scivola questo dentro il pavimento. Se non mi faccio menare almeno una volta da questi. Scie. Ok. Déjà vu. I've just been in this place before. Oh, déjà vu. Ricordi? Fai un attimo la ricerchina se ti va. Costa un polmone, no? Oddio, lagga, raga. Ditemi che non lagga, perché io vedo che lagga un sacco qui sull'anteprima. Penso di no, che non dovrebbe laggare, però. Game Science. Ah, ok. Uè, bimbo! Ciccio bello! No, me lo so comprato! Non costa più di tanti arti, poi. Ok, io mi devo tenere il vigor abbastanza buono. Questo non è Sekiro che c'ha il vigor infinito, Valè. Lo devi capire. Mm.
Picchia! Ma ciao! Bello, il gioco è figo. Scusa un attimo, ma si vede bene? Ciao! Aspettate un attimo, controllo un attimo una cosa. Niente, mo mi devo, mo devo fare bella figura. No, non me... Tu sei bello poi. No, io dicevo il gioco, volevo sapere se il gioco si vedeva bene. Niente. Aiuto! Oh, io l'ho fatto! Madonna, io ho fatto le schivate perfette! Niente, porta fortuna! Te pare tu zio? Ma tutti tu zio lo sembro! Ok. Come sta andate? Te so. Madonna, è arrivato lui, faccio le schivate perfette. Niente. Aspetta. Ah sì? Ok, c'ho tempo, c'ho tempo, c'ho tempo. C'ho tempo per riprendermi. Oh, madonna. Hai visto? Sì, sì, ma vedi che si ricarica? Qui sotto. No, vale. Mannaggia la mignotta, vale. Sbagli un tasto, ti inchiappetta tutto. Sbagli un tasto, perché ho sbagliato a fare il tasto quello dell'attacco pesante. L'acqua è bella. Ma calcola che io sto a medio, eh. Ho sbagliato a fare l'attacco quello pesante, perché vi faccio vedere. Lo faccio una volta. Fa da solo. Ci vuole il pari perfetto come in Beverly Hills. Va bene. Ti perdono solo perché siete... Guarda che non riesco mai a schivarlo. Chandayo. Vai. Questi l'avrò tipo ammazzati 700 volte ormai. E niente, e niente. Ciao tesoro. Ci sentiamo dopo. Sì, sono una ragazzina, ma... Alcune volte no, a fare il doppio attacco. Che cazzo fai? Non si può fare così. Non si può fare così. Non si può fare così. Cominciamo. Ho capito. Non si può fare così. Comunque in camera mia c'è il condizionatore acceso e fa caldo. Cioè sta cosa non la capisco.
Mi ha tolto un po' di vita, vabbè, fa niente. Scusate un attimo, mi metto a posto sta fratta più che altro. Ah. Senti, ma se io corro. La maggiorette. È una maggiorette. Ok, mi sono salvata in tempo. Ok, ciccio bè, senti, Terry. Jerry Rancotti. Mio. Mi sa che non glielo posso più fare più di tanto con quella magia, sapete? Non lo voglio avvicinare più di tanto. Vedi come te pia, te pista di botte. Sì, consuma magia comunque. Consuma mana. Consuma mana, quindi quella magia lì non la posso fare spesso. Madonna di Dio. E dai! Ma fammelo un altro attacco, no? Quel cazzo, perché non c'ho manco più la magia. La 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 la. Come faccio? Io sono sputo di vita.
ci va? No, ma è stata una culata e sono morta. Non ho capito. Ma è stata una culata e sono morta. Vabbè, rimarremo qua tutto il pomeriggio. Io alle 6:30 devo chiudere, ragazzi, eh. C'è una cena stasera, purtroppo. Quindi devo uscire una certa. Madonna, quello. Aspettami un attimo. Quello dice quella bestemmia lì. Io lo sento. Io lo sento. Siente mio amore. Mary Harry LeBlanc. Ma quello è mio. Non l'avevo visto prima. Si è preso il lodo di Giada. Povera Giada senza lodo. Senti, mi hai rotto un pochino i coglioni tu. Tanto, un pochino tanto. No, 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 no. Magari. Magari oggi non lo vedo. Madonna, 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 il culo che ti fa. Magari, Sandalfino, magari. Come fatta a fiamme in sesame. Come siamo arrabbiati. Come siamo arrabbiati, ciccio bello. Madonna, che pernicioso che è. La magia era così per il potere in RT, sì. Oh!
bene, ti dico. Lo faccio. Madonna. Sì! Due anni per buttarlo giù, però sì! Che cosa mi dai? È morto male. Perline d'occhio di gatto. Oh, 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 occhi di gatto. Ciao Bettina, ciao Bettina, come stai? Ah, oh, sangue del toro di ferro. Al toro di ferro. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, di gatto. Oh, oh, oh. Aspetta, aspetta, sbagliato. Ah, oh, aumenta leggermente la probabilità di colpo critico. Buono. Lo volevo qua, però. Vabbè. Grazie Eli, un bacione. Bravo, è normale che ci ha voluto un po', devi imparare il gioco. Sì, sì, infatti, ma non è proprio comodo, perché il vigore, se diminuisce, ti fa prendere tanti di quegli schiaffi. Non è come Sekiro. Per raggiungere la grandezza, lo sforzo deve essere superiore a quello di una zanzara che tenti di pungere un toro di ferro. Ecco cosa ti serve per coltivare uno spirito forte. Quindi cosa? È un materiale raro per crearci cose. E che è? Io non capisco. E sto fuoco rimane qui? Come stai comunque, Bittino? Oh, comunque mi piace, è interessevole. Ma quel fuoco rimane lì? Niente, Sandalfin, però te lo dico, mi ha fatto venire. Mi ha fatto venire voglia di idee. Io aiuto! Chi è? Oh! Chi è? Ah, siete. Ma io c'ho un problema adesso, se non mi curo. Tutto bene, ottimo, ottimo. È partito lo sciaudino, sì. L'agenziana. L'agenziana non ci si va, tipo il vino pure. Cioè non ci si fa quella sorta di vino che sa di benzina bruciata? Che ci dovrò fare mai queste robe? Non lo so. Noi prendiamo tutto. Semi di genziana. Perché facce? Ah ah ah, occhi di gatto. Ah ah ah, occhi di gatto. E pipipiri pipipiri. Guarda, 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 guarda. Madonna, che magia. No, non è andato su Yagua inferiore. Ok. Ah no, ah, abbiamo fatto il giro. Ok. Abbiamo fatto il giro. Ma che facciamo allora? O andiamo di là a esplorare? Oddio, non volevo esplorare così, però vabbè, ci siamo. Adesso c'ho lo spadone. Ok. Ci prendiamo tutto il prendibile, perché se ci fanno comodo, ci fanno comodo. Ci riportiamo dietro. Ah, 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 ah.
Ma io dove vado con questo nei paraggi? Scusa. Ah. No, aspetta. Aspetta, dammi un qualcosa dove riposare, per favore. Quello mi mena, raga. Ma quello mena. Ma lì c'è sto spiritello che non se ne vuole andare via, non si capisce perché. Io voglio andare da quello. Certo, lo potevano mettere una sorta di falò lì dove era morto il mostro, eh. Scusate un attimo, ma ha scritto un professore del corso. Ok, no. Per far vedere la tesi. Io la tesi non la sto manco più toccando. Io sto a lavoro e basta. Devo fare la tesi sui parametri vitali. Prima o poi me ci devo mettere. Ciao Robina. Allora, aspetta. Ciao Robina! TVP! Che? Tempio di Guanyin. Gua. Ok. TVP!你现在的道行，走了。 小猴子快逃, chi è? Fammi fa qua prima. Offri l'incenso, benissimo. Le armatura. Consenti di usare il fiasco durante lo scatto. Pellegrino celere, aumenta discretamente la velocità dello scatto. Quando scatti ogni secondo aumenta discretamente l'attacco. Questo effetto può accumularsi fino a 10 volte e cessa quando ti fermi. Però aumenta la difesa. Con che si fa? Gomitolo e volontà. Ah, fame. Dalla testa ai piedi armato incontro il nemico. Vai o soldato. Sì, un bagno. Poi viaggia. Qui. Che bello, almeno possiamo teletrasportarci attraverso gli incensori. Si dice incensori. Ok. Il professore mi ha detto che devo preparare la tesi.
entro il 27. Sa che il professore sta esaurito. Oh, vabbè, vabbè. Però professore, voglio riposare pure io ogni tanto. Guarda, così la faccio vedere più là. E dai che bestemmia quello. Vuoi andare a fare quello lì che abbiamo visto, che dice tu hai interrotto la mia meditazione. Vediamo dov'è. Eccolo laggiù. Guarda queste capocce giganti. A parte che sembra la capoccia di Robbie Williams, l'attore che non c'è più, Brello. Sai che questo mena, raga. Sai che questo mena e basta. Capito? Non ti conosco io ancora, menaie. Voglio pure la magia però. Guarda come l'ho bloccato in tempo. Sì, first try. First try. GG. È mio. È mia? Allora che la ferina raffica aumenta, ogni colpo la fiamma fomenta, trasforma in un guai lupo e applica il male ustione al... La voglio. È mia! È un'arma nuova! Le armi e gli oggetti di valore custoditi dagli yogwai spesso portano con sé le persistenti ossessioni dei loro proprietari deceduti. Raccoglierli consente di assumere la loro forma per una breve durata di combattimento. Ogni trasformazione offre diversi spunti di forza con cui è consigliabile prendere confidenza. Le trasformazioni consumano costantemente potenza e per essere attivate è necessario che l'indicatore sia pieno. Usate le magie durante una trasformazione consuma ancora più potenza. Una volta esaurita la trasformazione si disattiva automaticamente. A quel punto la potenza inizia lentamente a ripristinarsi. Bene, bene. Bene, bene. Grazie di vero cuore. Mi ha dato l'arma nuova, raga. No? Fregato. Io pensavo che c'avevo un'arma in più. Che famo? Suona la campana, Sakura.
dico ho suonato la campana. Fabrizio! Ciao Fabri, grazie mille per il ride. Ciao Paul. Ciao Fabri, come stai? Oh, come bello Famia. Certo, mafia. Mafia lo devo iniziare pure io prima o poi. Grazie, San Delfino. Ottimo, ottimo. Ti sta piacendo Mafia? Ma grazie Fabrizio. Fabrizio di Funzofa ha appena usato 5 bit per fare il tifo. Grazie. C'era la volontà così appesa tanto per, non ho ben capito. Noi stiamo giocando a Wukong ed è veramente carino. Io ti direi di dargli un'occhiata perché è veramente bellino. È un mix tra Sekiro e un action tipo, che ne so, Jedi Fallen Order. È molto molto carino. Mi piace un sacco. Non lo so, penso di no. Qualcuno mi può dare conferma che non c'è sul pass? Potrei andare a vedere io, ma sono molto pigra in questo momento, scusate. Allora, noi corriamo, corriamo via. Allora niente. Vabbè, ci sta. Vabbè, poi si recupera. Non c'è proprio su Xbox. Non c'è? Strano. Com'è che non c'è? Non l'hanno voluto fare, è tipo esclusiva PC. No, c'è su PlayStation però. O mi sbaglio? Ah, capace che davvero lo mettono più avanti, eh. Quindi alcuni nemici non respawnano. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Allora, vediamo un po'. Ogni livello del talento aumenta discretamente i danni. Vabbè, non le faccio ancora le trasformazioni animali. Questo sì, però. Ok, colpisci un nemico paralizzato. Ok. Fino a 10 volte. Per il momento no. Allora, arti marziali. Leggero. Buono. Quello è buono, ragazzi. Poi, ogni livello del talento aumenta considerevolmente, no? Vorrei capire più flessibile in che senso. Dello scatto. Tocca farlo prima o poi. Aspetta un attimo. Cosa ho fatto? Facciamolo. Però lo posso fare. Ah, ok, mi ha fregato. È bello Wukong, Viridian. So io che sono un pochino stanca oggi. Ci metto un attimino di più a menare i nemici. Però calcolate che sto svegliata alle 5. Sto un po' stanchino. Ah, aiuto. Per un attimo. Mi ha scritto un'ora fa, Borello.
Dimmi un secondo, eh. In effetti è vero, Robina. In effetti è vero. Non è presente nemmeno su... sul plus. Si vede che vogliono comunque avere più entrate possibili. E comunque, se posso dire tutto, se lo merita. Sto gioco se lo merita. Ok, non è il gioco magari dell'anno. C'ha un po' di pecche, eh. Un pochino di pecche ce l'ha, però è divertente. E meritano comunque più entrate possibili. Io vorrei capire un po' come funziona il Game Pass per quanto riguarda gli sviluppatori. Cioè, loro guadagnano qualcosa tramite queste questo utilizzo oppure no? Pezzettino d'oro per 5. Pezzettino d'oro non lo so perché mi fa ridere. Guarda, ti do un pezzettino d'oro. Io come esco stasera così? Sì, infatti non era del pass, pensavo che solo Xbox, ma non si trova. Quindi magari lo metteranno più avanti nella console. Ma siccome adesso c'è una sorta di politica in cui il fisico esce dopo rispetto al digitale, e non capisco perché, sta succedendo pure con Dead Rising, la Deluxe Edition, la Remastered, scusate. Non vorrei che fosse per quello, però dico, almeno in digitale. Pazienza. Oh my god. Linguzzi. Lingazuzzi. Lingazuzzi. Ammazzo io a te. Che cazzo faccio io? Oh! Ma schifoso! Come ho fatto a sfiorarla? Non so come ho fatto a schivarla. Non mi chiedete come ho fatto. What?
Sì! Sì! Il suo vero nome nasconde, uccidolo con ferite profonde. First try, bimbi. Con uno sputo di vita. L'edina è tornata. L'edina è tornata. Seguala. Ebbene ragazzi, ebbene. Che bello quando succede questo. Quando succede tutto ciò. Il ciò, che bellissimo ciò. Aspetta un attimo che vado a ricaricarmi. Oh, pure con 5 ore di sonno, PD. PD. Numero 1. Bella donna, mamma mia, alimenti showroom, Roma liberi, amore mio. Numero 1. Prego. Ai minerali. Speziale cozze vongole, yeah! La voglio mettere quella canzone. A parte che devo fare un attimo un pit stop, ragazzi, perché sono 3 ore che sto in live e devo fare tanta plin plin. Un po' così non si prendono. Poi vorrei prendere un attimo un goccino d'acqua. Quindi un attimino, un secondino, mi allontano. Un attimino, torno subito. Oddio, non c'è spazio per fare niente qui. Cozze vongole, yeah. Prego. Arrivo. Ok, eccomi. Ciao Vincentino! Ciao Ultra! No, lo sto giocando alla PC. Lo sto giocando alla PC. Madonna ragazzi, come sono sconvolta oggi. Sono sconvolta. Guarda che cazzo di capelli poi. Mi sono presa un po' d'acqua. Andiamo un po', Bene. Ok. Ci abbiamo la testa di lupo. Difesa 10. Garantisce un aumento significativo di bonus ai danni inflitti ai nemici quando la salute è critica. Beh, cioè, è bello quell'altro, però. Sta maschera non è manco tanto male, no?
dove la gentilezza fallisce e la malignità fiorisce. Col diadema le scritture pervadono la mente senza recitarle, quei vestiti e le regole cerimoniali avvolgono la forma senza coltivarle. Qua non c'è niente. C'è dato questo nucleo mentale che sembra un ghiriglio di noce. Se vai a vedere sembra un ghiriglio di noce. I potenti si servono delle loro forme corporee come fornaci e della loro energia, essenza e spirito come ingredienti per forgiare un possante nucleo che può essere sfruttato per creare medicine celestiali. Sì, ma io ancora non ho capito come si creano. Se affidato ad un amante del giardinaggio può produrre la genziana. Ok. Andiamo, va. Ciao Giorgio! È bello, mi sta piacendo un sacco. Lo so, adesso stanno uscendo prima i digital e poi quelli fisici. Pillola loto di giada celeste, una pillola miracolosa inventata dalle divinità della longevità delle estremità più meridionali della Terra che aumenta notevolmente la salute massima. Ah, me l'aumenta direttamente, bello. Hai visto come l'ha aumentata? Qua niente. Benissimo, comunque il gioco è bello, mi piace tanto. È un bel action. Non è un Souls come molti pensano. È un bel action. Che cos'è quella roba? Ah, l'incensiere? Pensavo che io sono andata a ricaricarmi da là. C'è niente qui? Gli scenari poi sono bellissimi. Sono in proteste forte. Com'è? Che vuol dire accendere le scintille? Ah, ok. Andiamo qua. Ecco le pose, noi non le abbiamo messe più che altro. Ogni livello di talento salute si aumenta leggermente la salute recuperata per consumare un punto concentrazione. Eseguire un attacco pesante durante la combinazione di attacco leggero. Ciao tesoro, come stai? Ciao tesoro, com'è andata la live? Perché non c'è lo shout automatico tu? Aspetta. Oggi sono incoglionite di sonno e si vede, Donna ragazzi. Com'è andata la live? Che avete fatto di bello? Di che avete parlato? Mamma mia. Io sono stanca. Sono stanca perché ho lavorato tutta la mattina, perché sto facendo il tirocinio in ospedale. E quindi mi fanno trottare. Ciao Rampion! E quindi sono un po' stanchina, mi sono messa subito in live. Ho detto no, oggi ne approfitto. Madonna che sete. Grazie San Delfino. Intanto vediamo questo Wukong, che si sta rivelando un bel gioco. Molto bello. Molto molto bello. Ah, scusate che sono in uno stato pietoso. Allora, consente di staccare, certo. Consente al predizione che il basso di scalare. Passare alla posa del pilastro consente al predestinato di aggrapparsi al suo bastone e scalarlo tenendolo attacco pesante. Scrivendo così attacchi da terra. Questo è buono. Questo è buono. Eseguire un attacco pesante durante una combinazione di attacco leggero che consuma punti di concentrazione consente al predestinato di sferrare un colpo risoluto. Non so come si fa. Io non lo so come si fa. Ah, così però. Io lamenterei questo. Ciao Dani. No, non li possiamo, che tanto non c'è bisogno. Mamma mia, raga, come sei stanca. Mi sa che chiudo alle 6, ve lo dico, perché sono un pochino stanca. Comincio a sentirla un po'. La stanchezza pesante.
Un sandalo. Il mignolo col prof. Ok, aspetta, vediamo che c'è di qua. Mi piace esplorare soprattutto. Ciao Dani, ci vediamo su Instagram. La madonna, questo. Ma è un cavallo! Ma è un cavallo enorme, palestrato! Signor cavallo! Signor cavallo! Ma che palestra è andato per essere così? Ma non è. Sì, è un cavallo! Un cavallo! Vediamo. Cazzo i capelli. Devo dare una pettinata oggi. Mi piace che ogni volta che medita poi si vedono dei scorci dell'ambiente così. Ci dà un punto ogni volta che meditiamo. Buono, buono. Vediamo un po' che ci dice il signor cavallo. Perché c'è sta voce? Ciao De Piscina! Ciao De Piscina, come stai? Non puoi. 黑风怪好弄把戏 Scusate un attimo. Raga, io ve la leggo questa. Ciao, scusa, ti disturbo? Posso provare a farti una descrizione del carattere dalle risposte a 8 domande? Le domande sono su come reagisci alla presenza di insetti o simili. La prima domanda è ironica. O ridi o mi dai dello stupido. Non sono volgari e non riguarda il sesso. Mi scuso se ho mandato questo messaggio. Se ho già mandato questo messaggio. Mi scuso del disturbo, ma scusa se avevo già mandato questo messaggio. Vabbè. Robe. Questo è quello che mi succede su Instagram generalmente. Ma non c'è molto tempo perché fa. Praticamente lui mi vuole fare 8 domande sugli insetti e non c'è niente di volgare. Praticamente tramite queste 8 domande sugli insetti lui mi dice il mio carattere. Vabbè. E vabbè.
Io c'ho paura. Che bella la psicologia umana. Perché solo a noi donne succedono ste robe? Ma succedono pure a voi maschietti. Mi fai prendere sto coso per favore? Oh. Raga, ma succede pure a voi maschietti sta roba? Perché vi giuro io sono stupida. Lo senti che bestemmia? No, ti giuro, l'altro giorno stavo con Fabri, stavo con Fabrizio. E una certa avevo messo una foto mia e sua su Instagram. E una certa arriva uno che mi fa foto piedi così a caso. Ma io dico, qual è il problema di sta gente? Qual è il problema davvero che affligge sta gente? Un altro è arrivato e mi fa tramite sempre Instagram, non so perché su Instagram c'è tutto sto disagio, mi dice, guarda, vi leggo il messaggio, fammi prima, ve lo leggo perché ce lo dovrei avere ancora. Madonna di Dio, raga. Madonna di Dio. Aspettate un attimo, Madre di Dio. Ci mancava. Aspettare che non lo trovo. Ok. Senti che mi hanno mandato. Siamo tre ragazzi e stiamo facendo. Allora, ciao, posso farti una domanda? Siamo tre ragazzi e stiamo facendo un sondaggio per vedere chi di noi ha il pisello più bello. Sappiamo ovviamente che è una cazzata e ci aspettiamo un no come risposta. Ma se vuoi farti due risate e decidi di aiutarci, saresti di grande aiuto. Altrimenti, grazie lo stesso e scusaci ancora per il disturbo. Io gli ho risposto, posso partecipare anche io? Certo, va bene se ti mandiamo tre foto e ci dai voli, allora. No, non è nel senso, io vi mando il mio e voi lo giudicate. Così tanto per prendervi per il culo. Non siamo sicuri che tu ce l'abbia, poi lo bloccare perché me l'ho rotta i coglioni. Cioè, però, capite che cazzo c'ho a che fare tutti i giorni. Un attimo, eh? Ok. Cioè, comunque mi succedono ste robe. È assurda la mente umana. Quindi siete felici di essere maschietti voi maschietti? Posso notare? Ah no. Voglio capire che con la volontà che ci si fa di preciso, se è solamente per craftare robe o meno. Allora, io direi di andare sotto. Questi mandano veleno, quindi evitiamoli come la peste. Ok. Qui c'è l'altra volontà.
E noi ci prendiamo tutto. Ma ancora da quel bug strano che non fa mandare messaggi? Ce l'avete ancora? Cioè, ieri stavo da Nora e praticamente che è successo? Non mi faceva mandare i messaggi, che diceva impossibile inviare il messaggio. Tipo lo dovevo scrivere 4, 5, 6 volte prima che lo provasse. Ma è successo pure a voi? Vado di là, vado di qua, questo... Tesoro, tesoro. Polvere antimiasma, polvere rinfrescante, decotto tonificante. Ma un corvo! È un corvo! Un attimo. Ciao Papparn, come va? Un attimo. Tutto bene, tutto bene. Stiamo andando avanti con Wukong, che è veramente carino come gioco. Poi ottimizzato bene. Dov'era quello che parlava? Ma perché io non li vedo i personaggi? C'ho l'attenzione del pesce rosso. Non posso chiedere niente. Vediamo che possiamo acquistare. Io non vedo proprio niente. Non vedo proprio niente. Mi tengo tutto io. E lui? Ma è una fiasca gigante quella. 路上可曾见到那些无主的孤魂 Me lo aumentate? 这才像样, 不能装天, 却可渡人, 当去痴念, 早入轮回。 Quindi non ho capito, me l'ho aumentato?
Fiasco benedetto, sotto la guida di un savio maestro, il predestinato ha affinato l'arte dell'assimilazione dello spirito. Il fiasco possiede straordinarie capacità divine che consentono di assorbire le volontà persistenti di tutto ciò che va incontro alla propria fine. E gli spiriti abbandonati dai temibili Yaoguai nel momento della sconfitta. Quindi niente, non mi dice nient'altro. Oh madonna. Oddio, ma il serpente! Sotto però ok, mamma, come ci torno su? Oddio, che cazzo ho combinato? Ma è diventato Resident Evil 4? Ok, siamo ok, abbiamo fatto il giro. Raccogli. Ma tutti sti funghi, io non ho ben capito perché mi fa prendere. Oddio. Quindi alla fine devo fare comunque quel giro. Mi sono risparmiata i tre tizi, però. Vabbè. Buona sapesse. È proprio bello da esplorare. Consuma coloro che hanno consumato. Ok, se non c'hanno più quello non li posso attaccare. Dei capi bene che bestie so quelle là. Thank you.
se li colpisco veramente davanti, li colpisco in faccia, quindi li faccio più male. Buono, buono a sapersi. Quella è una coincidenza. Sì, ma basta, serpenti! Pericolo, qua stiamo veramente rischiando. Che cazzo, oddio, sono tornati quelli del The Ring. Visto. Devo andarmene da qua più che altro. Il fatto è che se me pigliano son cazzi. Che ho detto? Ma tutto sto giro devo fare. Secondo voi non è che faccio poco male? Che buono, Robby! Che buono, lo voglio pure io! Molto. Madonna. Siamo a livello 13, a breve sblocchiamo altre abilità. Le abilità. Arriviamo al prossimo incensiere e poi spengo, ragazzi, perché comincio a essere stanchina. Perdono, ma svegliarsi alle 5 di mattina non è il massimo. Ah.
qui. È qui che sono morto. Sono veramente stanca comunque, sì. Comincio a non farlicchiare più. Vabbè, io me ne vado. Dove cazzo allora devo andare qui? Dove devo andare io? Qui non c'è niente. Qua sopra? Che cazzo m'ha preso? Bah, vabbè, facciamo così. Ci fermiamo a questo incensiere qui. Ci fermiamo qui. Tanto avrà salvato, no? Il gioco è figo, sta piacendo un sacco, però mi dispiace, mi sto un po' mosciando. Allora, perché sono stanca più che altro. Scusate. Cos'è sta roba? Cos'è sta novità? Bussa per chiedere una collaborazione a nonna Stella, ma no! Da chi andiamo? C'è Rogerino che sta giocando a Funko Fusion. Ma c'è Ricky! Andiamo da Ricky! Andiamo da Ricky! Eh sì, stiamo chiudendo perché sto morendo di sonno. Adesso noi ce ne andiamo da Ricky. Andiamo a salutare Ricky, che in genere di pomeriggio non lo trovo mai. E non riesco più a andarci da quando, da quando lavoro. Ecco, ecco. Quindi noi ce ne andiamo da Ricky. Io vi ringrazio tanto, ragazzi, per la compagnia. Grazie per tutto. Siete stati carinissimi. Noi ci vediamo domani. Forse alle 3. Così mi faccio un'oretta di sonno e domani duro un pochino di più. E vi auguro buona serata, da tutto il vostro supporto a Ricky che se lo merita, e ciao ciao ciao.